Sono a Torre Guaceto, provincia di Brindisi, in Puglia, nel sud Italia, per capire perché e come sono riusciti a conciliare la tutela dell'ambiente, la biodiversità e anche le attività socio-economiche che già esistevano in questo territorio. L'area marina protetta di Torre Guaceto è una riserva marina che si trova sulla costa adriatica, accanto alla riserva naturale di Torre Guaceto. In una zona sono vietate le attività, ma nell'altra è consentita la pesca artigianale, con limiti alla tipologia di attrezzi autorizzati. Noi, quando si è costruita questa marina, questa riserva, non eravamo molto contenti. E niente, adesso siamo molto soddisfatti. È un asilo nido proprio per i pesci. Qua è pieno di avanotti, ci sono tanti pesci che vengono a riprodursi. So che c'è la proposta di allargare quest'area marina protetta e siete proprio voi pescatori a volerlo. Perché? Spiegaci. Perché abbiamo visto che c'è una differenza di pescato, che ogni volta che noi andiamo in questa riserva qua dobbiamo lavorare un giorno alla settimana che 5 fuore. Diciamo, il pesce si fa più grande, è più di prima scelta, e poi siamo pure 7 barche e 8 famiglie che lavoriamo con questa riserva qua e siamo molto contenti. Anzi, noi diciamo altri pescatori, sia del lato sud del lato nord, di fare la stessa cosa che abbiamo fatto pure noi. E diciamo, noi in quest'area marina protetta, diciamo, il pesce non è che rimane qui dentro qua, esce sia la parte del nord che la parte del sud, e i pescatori che non c'entrano niente della riserva possono pescare, però sempre al limite della riserva. Quindi beneficiano della vostra protezione di questo habitat anche pescatori, purché peschino al di là dell'area marina protetta. Quindi anche in mare aperto questa area marina protetta, questa riserva, tutela il lavoro di altri pescatori, non per forza quelli che lavorano appositamente dentro l'area marina protetta. Sorgenti di acqua dolce, in particolare in quella zona, hanno fatto sì che con l'osmosi particolare, con l'acqua salata, si creasse una condizione di ossigenazione particolare per cui milioni di pesci vengono da secoli, possiamo dirlo, qui a riprodursi, e soprattutto il terreno è molto fertile. C'è anche un aspetto importante della ricerca. Abbiamo un centro di recupero della tartaruga in collaborazione con l'Università di Bari e sono sempre i pescatori che portano in questo centro di recupero tartarughe, soprattutto caretta caretta, che sono rimaste imbrigliate nelle loro reti. Ma in quest'area fantastica si fa pesca sostenibile, ma si fa anche turismo sostenibile. Cosimo, so che alcuni di voi non solo pescano, ma hanno imparato a diversificare il proprio reddito, cioè pescate una volta a settimana, ma poi fate anche altro tipo pescaturismo. Sì, sono proprio io che faccio pescaturismo. Ho deciso di farlo che ho visto che in questa riserva qua è pieno di turisti. E allora il tempo estivo non vado più a pescare, e me ne vado a portare le persone a passeggio. L'esperienza della riserva di Torre Guaceto dimostra come sia possibile coniugare il ripristino della natura e le attività di pesca. La pesca artigianale può infatti operare in armonia con la natura. Si tratta di un modello di successo che va adottato anche in altre aree, così da ripristinare la natura e permettere alla pesca artigianale di prosperare. Senza natura non c'è pesce, non c'è pesca.